Alto Ionio, provincia di Cosenza. La provincia di Cosenza è la provincia più numerosa di comuni, ha oltre 155 comuni, quindi è una delle province della Calabria più grosse. Siamo dal versante ionico, come vi dicevo, Sila Greca. La Sila, che è il bosco più grande della Calabria, si divide in tre sile. Sila Greca, versante ionico, alto ionico, per l'influenza ellenica. Sila Grande, la zona dove sono i laghi, quindi Camigliatello Silano, centro urbano più importante, Lorica, dove c'è il lago Arbo. Sila Piccola, la Sila del Catanzarese, dove c'è il lago Ampollino. Questi tre bacini idrografici artificiali hanno dato già dall'inizio del 1800 la corrente elettrica a questi paesi. Quindi questi paesi nati sulla fascia hanno avuto anticipatamente, prima di grossi centri urbani quali Napoli, la corrente elettrica. Perché questo anche principalmente? Perché le famiglie che abitano sul territorio tra Rossano e Corigliano, che sono i due centri più grossi della provincia di Cosenza, calcolate che il bacino tra Corigliano e Rossano fa oltre 100.000 abitanti, quindi diciamo un centro abbastanza grosso, c'era una presenza enorme di famiglie nobili, quindi il latifondismo. Questi hanno fatto sì che con l'alleanza con i governanti di una volta, pensate che su questo territorio, oltre ai greci, ai bizantini, ai romani, gli angioini si sono succeduti, quindi ha avuto un'influenza, i borboni, gli albanesi pure. Gli albanesi si sono messi in paesi limitrofi, però non su questa zona, sempre nella provincia di Cosenza nel 1530, quando il principe castriota Skanderbeg d'Albania sfuggì all'occupazione ottomana, automaticamente sbarcarono in Calabria e fondarono delle colonie nella provincia di Cosenza e nella provincia di Catanzaro. Adesso, bande a questa piccola storia illustrativa di cultura e di storia, ci immergiamo nel bosco perché vi vedo che avete fame di castagne. Sì. Andiamo. Sì. Aver praticamente fatto incetta di castagne all'interno dei castagneti di Rossano Calabro, accompagnati dal carissimo dottor Lorenzo Cara, siamo qui a ingurgitare panini alla mortadella e provola, preparati dal marito di Simona, Paolo, che ringraziamo. Ormai ho contagiato Gianni. Ecco, facciamo una ripresa anche al gruppo dell'altra panchina. Questo lo possiamo buttare, no? Vediamo se hanno lasciato rifiuti. Dottoressa La Penna, un sorriso. Stiamo benissimo.
Allora, riepilogando, dato che siamo tutti assieme, benvenuti in Calabria e benvenuti in Rossano. Rossano, come vi dicevo, se qualcuno si ricorda, anticipo una breve sintesi, una perla bizantina. Non stiamo a raccontare tutta la storia del nostro territorio, perché sennò ci sarebbe da parlare ore e ore. Però in sintesi vi diciamo che nella storia più o meno fatta da questi studiosi, da questi mega cervelloni, si dice che il nostro territorio sia stato fondato nel 1100 avanti Cristo dagli Enotri, mentre dal 750 avanti Cristo fino al 250 ci fu il dominio dei Greci. Tant'è che Sibari, che è posta qua sotto, che poi vi farò vedere tutta la piana di Sibari, era un avamposto, che poi divenne una grandissima città, Achea, che conquistò tutto questo territorio ed entrò in conflitto a quell'epoca tra altre due città marinare che a quell'epoca regnavano su tutta la costa ionica e nel golfo, noi chiamiamola la grande base del golfo di Taranto e del golfo di Sibari, ed era Crotone, la città di Pitagora, e Taranto. Quindi le tre città marinare che dominavano su questo territorio erano Sibari, Crotone e Taranto. Però Sibari, siccome aveva avuto questa grande influenza ellenica, era diventata una città molto prospera, ricca, ricca di tante cose, perché tra la storia, noi, chi ha studiato storia dell'arte o chi ha studiato anche studi classici, ha visto che i reperti archeologici trovati, fatti dai Greci, erano tra i più belli. Quindi era diventata una città ricchissima. Entrarono in conflitto con i crotonesi, città limitrofa dal punto di vista poi marino, però i crotonesi, pur essendo in numero maggiore come esercito, non riuscirono mai a distruggere Sibari, tant'è che si allearono con i tarantini e combatte oggi, calcoliamo dal 750 fino al 520-530, Sibari resistette, però poi dovette cadere. Come cadde Sibari? Cadde con l'astuzia dei crotonesi, che deviarono il corso del fiume. Il fiume più grande della Calabria si chiama fiume Crati. Noi abbiamo tre fiumi grandi, pur essendo una regione montuosa, i fiumi che hanno una portata d'acqua consistente sono tre. Sono il Crati in primis, il Neto e il Busento. Quindi deviarono il corso del fiume e il fiume distrusse la città di Sibari. I sibarite, di superstiti, si rifugiarono nell'interno. Per molti anni queste civiltà andavano distruggendosi, perché per effetto anche della consanguinietà, non avendo altri ceppi, quindi deperivano così. Però nell'interno del nostro territorio, quindi nella silva, perché se silva significa sila, la sila significa silva, quindi bosco, quindi c'erano i ceppi autoctoni calabresi, che erano i Bretti. I Bretti fecero una fusione con i superstiti della Grecia e quindi rinforzarono questo ceppo sanguigno, tant'è che divennero un popolo molto ma molto ostico, forte, combattente. Vi dico un aneddoto che molti di voi hanno studiato anche alle scuole medie. Quando vennero qui i Romani, voi nella storia romana sapete che i Romani avevano sconfitto tutti i popoli, però le famose forche caudine, ve le ricordate? Le forche caudine avvennero per merito dei Bretti, Bretti calabresi e i Bretti lucani. Quindi questo ceppo di popolo indigeno, che aveva però acquisito anche l'arte bellica attraverso l'insegnamento dei Greci, riuscì a sconfiggere i Romani, ma li sconfisse non poi uccidendoli, né nelle battaglie li uccisero, però la più grande mortificazione che i Romani ebbero da questi popoli furono le forche caudine. Le forche caudine che consistevano? Che misero un'asta lunga e costrinsero gli sconfitti romani ad inchinarsi, quindi ad inchinarsi presso questo popolo. Tant'è che Virgilio scrisse un poema sulla Calabria e sulla Basilicata denominata Il Toro.
cioè il toro significa la fierezza di questo popolo che non si è piegato nemmeno al grande potere romano per difendere la propria terra. Chiuso questo arco in sintesi di storia, passiamo a una storia più recente, una storia che va in pieno Medioevo, tra l'anno 1000 e l'anno 1300. Qui sui cartelli è segnato la storia di questo santuario che porta datazione XI-XII secolo. Nacquero dei famosi monaci che si chiamavano monaci basiliani. L'ordine di questo monaci, di questi monaci erano l'ordine basiliano. Il capostipite di questi monaci era San Nilo Abate. Nome si chiamava Nicola Malena, apparteneva a una nobile famiglia rossanese, il quale, come San Francesco, come nella storia cristiana di tanti altri santi, fu colto da questa grande vocazione verso Cristo. E quindi che cosa gli spinse a fare questa devozione, a camminare, peregrinare e portare avanti la parola di Dio? Ma nel camminare e peregrinare costituì e fece crescere dei monasteri. Ricordatevi che i monaci basiliani, nella storia basiliana che parte tra il 1000 e il 1200-1300, questi monaci erano perseguitati, perché per chi ha studiato in materie classiche la persecuzione era la persecuzione iconografica, cioè si perseguitavano coloro i quali veneravano le immagini sacre, in special modo le immagini della Madonna. In effetti la maggior parte delle pitture, la maggior parte delle fotografie che noi vediamo della Madonna con in braccio il bambino Gesù sono a volto orientale, sia quella della Madonna e sia quello del bambino Gesù. Ma la vera storia della Madonna orientale noi la vediamo in questo monastero portato dal seguace di San Nilo, che si chiamava San Bartolomeo da Simeri. Simeri è un paese della provincia di Catanzaro, il quale santo, scampato a una persecuzione turco-ottomana, perché erano allora gli infedeli, nel periodo medioevo c'era la famosa guerra degli infedeli, portò qui questa effigie della Madonna col bambino Gesù, che si chiama tuttora Santa Maria Nuova Dodigitria. Dodigitria significa colei che ti guida, perché si vede l'effigie della Madonna con il bambino Gesù col dito innalzato che ti indica, colei che ti indica la strada, la guida, la via attraverso, ecco, la spiritualità del nostro Signore. Scusa, la cosiddetta Madonna del dito? Madonna del dito? Potrebbe essere questa Madonna del dito che sta con l'acqua, però si chiama Odigitria. Ecco, la Madonna prettamente è l'Odigitria, Santa Maria Nuova d'Odigitria. Inizialmente questo monastero fu dedicato al santo che portò l'effigie della Madonna, quindi questo monastero veniva chiamato il Patirion, il padre. Però in quell'epoca tutte le chiese, tutti i monasteri non venivano dedicati a un padre, ma venivano dedicate alla Madonna. Quindi fu trasformato il nome in Santa Maria del Patirion, quindi Santa Maria del Padre. Tant'è che c'è un percorso che porta un'icona piccola del Santo Padre. Questa in sintesi. Vedete, noi vediamo intanto anche l'architettura. Ricordatevi una cosa, che dopo il periodo bizantino, il bizantinismo fu un periodo roseo per questo territorio, specialmente per il territorio di Rossano, perché divenne Rossano con tutto l'Interland una delle zone più potenti, più ricche, più economicamente evolute. Allora, noi qui vediamo una specchiettatura diversa di tipologia di architettura. Vediamo l'architettura principalmente bizantina, dove vediamo questi rosoni sono fatti, questi scuri, con pietra lavica. Quindi se voi vedete, è tipica orientale, e le abside alle finestre, quindi le tegole. Chi ha visto la cattedrale di Stilo? La cattedrale di Stilo è un altro fenomeno tipico bizantino. Noi abbiamo tre chiese di questo genere a Rossano. Abbiamo il santuario della Madonna del Patirion, abbiamo la chiesetta di San Marco e abbiamo la chiesetta della Panagia.
tipicamente bizantino. Panagia significa tutta santa, la Madonna, dedicata alla Madonna tutta santa. Però noi qui vediamo anche un'altra tipologia di architettonica. Noi vediamo un'architettonica normanna angioina e anche romana. Queste pietre quadrate sotto, messe con i mattoni a costa, sono stati questi posti dagli angioini, dagli normanni, perché i normanni nell'eredità dei bizantini erano rimasti talmente affascinati da questa storia, da queste storie religiose, che non vennero qui come conquistatori ma come alleati, e quindi naturalmente dedicarono molto alla ricostruzione di queste chiese. Calcolate che qui fu zona anche sismica. Durante la storia di San Nilo si racconta che tra il 750 e il 900 ci furono due grossi terremoti devastanti, mentre quello che noi ricordiamo principalmente è un terremoto più recente che avvenne nel 1836, che distrusse una buona parte di Rossano. Essendo in un periodo dove anche la trascrizione storica era più facile, automaticamente se ne racconta di più, tant'è che Rossano festeggia in ricordo di questo evento disastroso il 24 aprile i fuochi di San Marco, con partecipazione di massa, dove allestiscono nei rioni dei fuochi, che è simbolo del riscaldamento di quelle nottate orribili, e il viandante che arriva è ospitato, quindi tutto ciò che c'è esposto sul tavolo è a disposizione del popolo che passa. Bisogna dire un'altra cosa, che qua dentro, che poi vedremo il chiostro, questi monaci non solo erano, predicavano e quindi, ma erano talmente eruditi e si dedicavano alla pittura, si dedicavano alla trascrizione di testi sacri. È stato uno dei maggiori scriptorium di testi sacri, tant'è che tutt'oggi se si va nel Museo Vaticano a Roma si trovano testi trascritti in questo monastero, sopra il monastero del Patrizio Rossano Calabro, si trovano pergamene. Anche alla Pinoteca di Milano e naturalmente a Grottaferrata. Grottaferrata è un centro alle porte di Roma dove il nostro santo patrono San Nilo arrivò e dove fondò questo grande monastero tuttora frequentato, quindi ci sono i monaci, quindi c'è un'arte, dove sono esposti in questo museo i testi trascritti al Patirion. Quindi se nel caso doveste capitare dalle parti di Roma e andare a Grottaferrata, visitate il monastero del... Adesso noi ci incamminiamo, facciamo vedere il chiostro e poi entriamo in chiesa. Conosciamo la famosa canzoncina, costa pioggia e costo vento, chi che bussa sto convento? Dicendo è un povero vecchiarello che si vuole confessare. Allora rispondevano i monaci, i frati, mandatelo via che non abbiamo tempo per confessare. Dopo un certo periodo, un'altra bussata, pioveva, ci costa pioggia e costo vento, chi è che bussa a sto convento? È una povera verginella che si vuole confessare. Fatela entrare, che tutti quanti la vogliamo confessare. Quindi, questa è una piccola storia. Adesso guardate lì quel simbolo con quella lapide. Vedete, noi adesso che siamo così eruditi, così abbiamo macchina, aerei e tempo. Allora ci spostiamo e andiamo a visitare tutti questi posti belli. Magari ci piacerebbe di più andare a New York, andare a Parigi, andare in città molto ma molto alto locale. All'epoca le famiglie nobili d'Italia giravano, perché poi per sentito dire, per racconti, perché c'erano quelli che viaggiavano e raccontavano, che esistevano dei luoghi sacri molto belli. Esponenti della famiglia nobile romana, la famiglia Barberini,
vennero qui e rimasero affascinate. Naturalmente all'epoca che vennero quelle dalla famiglia Barberini, il monastero era un monastero attivo, vedete la cupola con, adesso è crollata, c'era la cupola con la campana, quindi c'erano i monaci. La famiglia Barberini rimase entusiasta di questo convento e siccome per il mantenimento di una struttura così rapportata a quell'epoca, che allora si camminava a piedi o con i muli, con i cavalli, lasciò un bel po' di denari proprio per il mantenimento. Allora, per ringraziamento alla famiglia Barberini, misero lo stemma. Se voi notate a Roma e passate da piazza Barberini, lo stemma tipico della famiglia Barberini è rappresentato dalle tre api. Vedete che ci stanno le tre api rappresentate sullo stemma. E poi c'è una scritta dove si ringrazia questa famiglia per aver contribuito a questo. Abbiamo un altro santuario nel Parco del Pollino, che è denominato il Santuario della Madonna delle Armi, che ha una suggestività enorme perché è a picco, su una montagna a picco di 400 metri, dove c'ha un nesso con tutto in latino, no? In quel periodo, naturalmente, la devozione a questa Madonna era talmente forte che ci si dedicava a tutto. Quindi è un altro dei monumenti molto belli che, se un giorno ritornereste qui in Calabria, vi conviene visitare. Adesso il cuore, che è proprio il golfo di Sibari, che fa parte del golfo di Taranto. Lì c'è la foce del Crati, il fiume Crati sfocia lì, quindi Sibari era lì, in quella pianura. Quindi questa è la fine della pianura di Sibari. Mentre quell'altra montagna è il contrafforto montuoso della catena del Pollino. Quindi la pianura di Sibari è custodita ad est dalla catena, ad ovest dalla Sila, quindi è nel centro di queste due catene montuose. Calcolate che il Pollino è della zona meridionale, ha le montagne più alte, perché la Serra della Dolce Dorme arriva a 2287, mentre il Monte Pollino, da cui prende il nome il parco, arriva a 2247, essendo più basso, però il nome gliel'ha dato il Pollino. Vedete qui, questa è la marina di Corigliano, qui ce n'è un'infinità di agrumeti, vedete tutto questo verde, sono tutti agrumeti. Tutti agrumeti abbiamo visto. Tutti agrumeti sono. Ed è un impatto, e quelli sono tutti gli altri paesi della costa che avete attraversato, Trebisacce, Rocca Imperiale, sono tutti Villa Piana. La famosa Valle del Cedro in quale zona rimane? È nella zona della giù verso Reggio Calabria, la Cosenza, Reggio Calabria, la parte tirrenica, sul Tirreno. Quindi questo è un torrente che si chiama Torrente Cino, che delimita il comune di Rossano con quello di Corigliano. E questi sono i boschi di macchia mediterranea, che sono boschi con diverse specie di alberi. Il leccio domina. Rossano è gemellata con Ravenna, perché a quell'epoca, noi adesso manteniamo il gemellaggio, Ravenna mantiene ancora la costruzione dei mosaici, noi no, perché noi con Ravenna eravamo i maggiori esperti di mosaici. I bizantini, che erano padroni di questa scuola, nel costruire le chiese, la pavimentazione veniva fatta con mosaici che rappresentano naturalmente qui delle fiere, vedete il centauro, l'unicorno, la lonza e il drago,
simbolo eterno della guerra tra il bene e il male. Quindi purtroppo l'incuria degli uomini, la scelleratezza degli uomini ha fatto sì che molti di questi capolavori andassero persi, perché mi ricordo io fino agli anni 60-65 chiunque entrasse in questa chiesa si poteva appropriare di questi sassolini. E ci giocavamo al quadretto, noi facevamo alla, o alla campana, come si suol dire, quando eravamo ragazzini. Forse poi c'è stata una presa di coscienza da parte degli organi superiori e quindi hanno transennato, hanno fatto una specie di ristrutturazione e hanno lasciato questo pavimento che è ancora visibile fino a laggiù. Calcolate che anche le altre chiese che sono giù a Rossano hanno, specialmente la cattedrale, la, dove è rappresentata la Madonna dell'Acropita. Acropita dal greco significa non dipinta da mano umana. C'è anche una storia sempre religiosa cristiana che poi, se scendiamo giù, ve la esterniamo, ve la racconto. Quindi questo santuario, questa cattedrale era, ecco, dell'epoca. Vedete laggiù in fondo delle colonne, una è una colonna originale greca, l'altra è un falso. Perché? Perché questa proprietà è stata anche di proprietà di un barone, che è un barone di Corigliano, che era il proprietario del castello ducale di Corigliano. Quindi nella conflittualità, fino a che non si rese conto che questo ricadeva nel territorio di Rossano e quindi avrebbe dovuto lasciare, si appropriò di una di queste colonne greche originale, quindi ne fu costruito un falso simile e se la portò nella chiesa di Santa Maria d'Anives, che è giù a Schiavonea, che sarebbe lo scalo di Corigliano. Santa Maria d'Anives perché rappresenta la figura della Madonna nera col bambino Gesù nero, mentre l'effigie che è dipinto sulla sinistra raffigura la Madonna, però non è l'originale, perché il barone si portò anche l'originale, la portò nella chiesa di Corigliano. Allora un nostro amico, su copia di quella originale, ci fece questo dipinto e quindi si vede, e adesso che poi ci avviciniamo, perché come vi dicevo Santa Maria Nuova ad Odigitria col dito il bambino che indica la via. Le colonne, vedete, le colonne sono tipiche normanne e poi romane, o romane e poi normanne più o meno. Il tetto è stato rifatto perché qui era tutto crollato, è stato per molti e molti anni l'abbandono più completo. Adesso invece è stato ripristinato, quindi si svolgono delle cerimonie, delle funzioni, matrimoni, battesimi e cresimi, quindi è una chiesa molto viva e molto, non dico contestata, ma condivisa da due paesi, da Rossano e Corigliano, che sono molto devoti alla Madonna del Patirion. La festa della Madonna del Patirion è il terzo venerdì di maggio. Mentre poi noi abbiamo la terza domenica di maggio, in un'altra chiesetta bizantina, in un bosco isolatissimo, la festa di Sant'Onofrio, dove è rimasta l'unica festa agreste, dove i pastori offrono i prodotti, all'asta si vendono, quindi c'è questo incanto, come si suol dire, si dà l'incanto il capretto, l'olio, i formaggi, il vitello, e col ricavato di questa festa si mantiene la struttura, si fa la festa con la processione, la musica, ed è rimasta questa festa molto caratteristica perché in una valle dove scorre un torrente, è isolatissima dagli altri, dal centro urbano, e quindi è rimasta una delle ultime feste caratteristiche agreste. Quindi ecco in sintesi dove si ricade la spiritualità, cioè il rapporto tra l'essere umano e quest'essere superiore che per noi è Cristo, è Dio. E quindi con tutto il rispetto che i devoti devono portare, ma anche i non devoti, perché lo devono portare anche se credono in altra fede, come noi cristiani rispettiamo le altre fedi. Quindi questa è una questione che l'essere umano dovrebbe portare come principio. Adesso ci avviciniamo e andiamo a vedere anche un crocefisso ligneo del 1600
che i fedeli involontariamente gli hanno bruciato i piedi accendendo. Codex Purpureus Rossanensis, che è stato scoperto non molto tempo fa, verso il 1008 è stato scoperto nell'archivio della cattedrale, quindi non si dava più di tanto importanza a questo. Una volta che degli studiosi ci hanno studiato, si calcola che in tutto il mondo ci siano forse due di queste. Che leggo nei tuoi occhi, Monia? Temeraria. Il terrore che si legge sul tuo volto, che cos'è? No, non è associata alla guida, vero? Assolutamente no. Guarda che curva. Quegli occhi sbarrati che vedo in questo momento. Contaminas toda la razón que alimenta mis pasos. Contaminas, contaminas. Siempre. Non è. Vai. Vai, ancora un metro e ce la facciamo a cadere. Poi ci sono gli alberi. No, non girare, vieni. Piano, ma prende la mano. No. Vai. Allora, dottoressa. Ce l'ha fatta allora. Prima ho fatto l'intervista a Monia e Simona, no? E gli ho detto a Monia. Basta, Simona! Monia, come ti pare la guida di Simona? Dice, è una guida assolutamente acida, snella. Adesso si è messa. Simona, la vista più piccola! Non ce la faccio, terrorizzata! Terrorizzata sta! Ti è piaciuto questo percorso? Impressione a caldo. Paura, madonna mia! Come mai paura? Perché avevo paura, ma insomma cadevamo dal precipizio. No, precipizio, no, non c'è paura. E tu, Vito? No, nessuna paura. Nessuna paura?
Lo rifaresti a marcia indietro guidando te? Quasi quasi. No, perché la gola del precipizio è molto profonda, per questo è impressionante, perché se cadiamo con l'autobus chissà che si risveglia. Signori, ci troviamo nel bosco di castagni giganti denominato Cozzo del Pesco, i giganti di Cozzo del Pesco. Noi nell'ultimo censimento che abbiamo fatto assieme alla Regione Calabria, vedete il simbolo del club trekking con il simbolo della Regione Calabria, oltre ai castagni giganti abbiamo individuato un numero cospicuo di aceri molto grandi. Vedete, questi castagni sono stati studiati dall'Università di Messina, perché l'Università di Agronomia è giù a Messina, dove hanno stabilito che l'età presumibile di questi castagni si aggira tra i 700 e i 900 anni. Questi castagni sono il frutto anche della volontà allora dei monaci basiliani. Nel primo castagneto che noi abbiamo attraversato quando abbiamo raccolto le castagne stamattina, avete visto che c'erano delle ceppaie grandissime che poi sono state tagliate, ci sono rimasti solo i polloni. Quindi calcolate che questi castagni giganti erano anche in altre zone, e quindi i fautori della crescita di questi alberi erano i monaci basiliani. Perché questo? Perché essendo in montagna era una risorsa alimentare molto importante. Non essendoci il grano, loro macinavano la farina, con la farina di castagno si faceva il castagnaccio, faceva il pane, quindi si sopravviveva anche in quell'epoca grazie alla risorsa delle castagne. Questi sono gli ultimi esemplari rimasti. Purtroppo ogni tanto uno crolla perché l'età, l'usura, all'interno questi castagni sono vuoti. Allora poi magari c'è qualche ignorante che dice è stato forzato dall'uomo. Okay. L'uomo sì, ha fatto degli scempi, ma ormai l'uomo non si prenderebbe mai nemmeno la briga di tagliare un ramo di questi anni, perché non servirebbe a niente. Come sono gli uditi che sono chiesti? Come fuori. Perfetto, perfetto. Adesso noi saliamo questi 4 gradini. Questa effigie è stata trovata scolpita
poi l'iconografia è stata fatta dopo, è stata trovata scolpita su questa pietra, veniva cercato di cancellare, non si cancellava, quindi nella storia agropita dal greco significa non dipinta da mano umana, quindi è questa è da chi? Da Dio, dallo Spirito Santo, quindi non dipinta da mano umana, quindi di solito tutte le pitture e le sculture sono fatte dall'uomo. Questa all'appellativo di non essere mai stata fatta dall'uomo, ma è stata fatta dalla divinità. Di fronte c'è la chiesetta della Dolorata, vedete? Questa è la chiesetta della Dolorata con l'effigie della Pietà, vedete? Sì, sì, bella. L'aspetto esterno di questa cattedrale ha avuto un punto di modifica per effetto dei terremoti, dei disastri e di tutto. Come vi spiegavo al Fatidio, la maggior parte è epoca romana, angioini e normanna che hanno ricostruito queste chiese, cioè quella devozione che hanno avuto quando sono arrivati questi popoli su Rossano, ecco la cristianità di Rossano. Rossano ha avuto due padri, quindi voglio dire ha avuto un'importanza enorme in sede cattolica del Vaticano. Quindi, ha avuto sempre questa grande tradizione ecclesiastica dove hanno sempre dominato. In effetti è sede arcivescovile Rossano, quindi è una sede arcivescovile. Quindi noi adesso entriamo, vedrete che dall'interno è tutto diverso dall'esterno.